Allora, carissimi amici, come vedete dal tabellone, siamo alla stazione in partenza. Il treno che va a Milano, che lì è indicato Torino, perché dopo Milano va a Torino, è binario 9, da dove partiremo questa ragazza e io. Invece questo ragazzo prende il treno per Genova, che è indicato lì, ma non c'è ancora il binario, perché il suo parte 10 minuti dopo. Quindi le nostre strade si dividono qui. Caro Fulvio. No, non si dividono. No, per oggi si dividono qui. Tieni, inquadraci mentre ci... E non puoi inquadrarci? Sì, ce la fai? Okay. Ciao fratello. Buon viaggio. Ci vediamo in Hangout e poi per le prove e poi... Ci vediamo a Torino in Hangout e venerdì, giovedì da Torino e venerdì ci vediamo invece a Genova, tutti insieme. Ok. Dai, vediamo se riusciamo ad andare, però io per auricolare. E questo lo porto, ci riesco. E vabbè, vediamo, dai, proseguiamo un po', vediamo se riusciamo. Ciao Fulvietto. Ciao, ciao. A presto. A presto. Ciao. Ciao. Servo così, appoggialo sopra. Come lo appoggio sopra? Così. Hai sempre una soluzione per tutto. Noi dobbiamo andare al binario 9. Un saluto dalla Svizzera, ok caro Giancarlo, grazie per il saluto dalla Svizzera, un saluto da Roma, stazione Termini. Ciao ragazzi della chat, siete mitici, sono d'accordo, sono veramente, siamo. Beh, io in effetti non chatto moltissimo, però quelle poche volte che chatto mi sento anch'io un po' mitico, ma quello che si sente più mitico di tutti è il grande Marco Mitico 185, di nome e di fatto. 18, 19, 18, di là. Tu ti ricordi che carrozza siamo? Ecco, qua c'è il binario 11, quindi non manca molto. Vedo il treno già pronto, con questa bella faccia a punta per andare veloce. Carrozza 8? Carrozza 8? Sì. Posti? 8, 6, 8. Vabbè, poi ci aggiustiamo, non ti preoccupare. E che ne so io, me l'hanno dato così. No, era assegnazione automatica, non era... Devo selezionare... Ma si paga di più se selezioni, no? Vabbè, ho fatto una piccola cappella. Abbiamo due posti che non sono vicini. Binario 9, ragazzi, stiamo partendo dal binario 9. Non attraversare i binari. No, ragazzi, alla stazione Termini non si possono attraversare i binari, perché non è una stazione di passaggio, ma è una stazione appunto terminale. Può darsi che si chiama Termini proprio per questo, chi lo sa. Come quella di Napoli e poche altre stazioni, è una stazione in cui, anche Milano Centrale è uguale, i treni arrivano e poi ripartono andando in senso contrario rispetto al senso di marcia in arrivo. Non sono dei binari passanti, ma sono dei binari appunto in cui il treno si va a fermare e c'è un muro praticamente, quindi è impossibile attraversare i binari in questo tipo di stazioni. Carissimo Manuel, mi dispiace, ma arrivi tardi per il saluto a Fulvio. Carrozza 9, carrozza 10. Ah. Ok,
ok, allora siamo quasi arrivati. Perché con Fulvio ci siamo già separati, perché non prendiamo lo stesso treno. Fulvio prende il treno per Genova e invece io e Angela prendiamo il treno per Milano, anzi per Torino. Quindi sono due treni diversi. Questa è la carrozza 9 e quindi immagino che quella dopo sia la carrozza 8. Infatti, carrozza 8. Siamo arrivati. Aspettiamo l'arrivo di Angela. Eccola che arriva. Prego, accomodati. Eccoci qua, adesso cerchiamo di arrivare fino ai nostri posti. In teoria saremmo separati, due file diverse, ma magari poi chiederemo se qualcuno è disposto a fare uno scambio. E beh sì, Fulvio viene a Zena. Fulvio è di Genova, quindi viene a Zena. Fila 12, 10, abbiamo... Scusa, che fila hai detto che siamo? 6 e 5. Okay. Che tridi, colpo rimasato, la mamma alla testa, alla schiena. 8, 7, 6 e 5. Siamo qua. Qua. Sì, e io sono? 5A, là. E vabbè. Ok. Allora ragazzi, io per il momento vi saluto, Vi saluto. Ecco, vedi, il nome deriva dalle vicine Terme di Diocleziano, Termini, e non perché è una stazione che termina. Bravo Stefano Baldieri, grazie. Hai ragione, me lo ricordo ora che me l'hai detto. Adesso chiudo perché devo sistemare bagagli, eccetera. Ci rivediamo più tardi, in diretta, durante il viaggio, ok? A più tardi, per chi lo desidera. Ciao a tutti.